Vallelunga, quinta tappa di questo campionato TCR Italy. Un circuito dove ho bellissimi ricordi, specialmente in RS Cup nel 2022 e a quel meraviglioso duello con Paolo Tartabini, che si è poi deciso a qualche centinaio di metri dal traguardo. Quello e la wild card con la Smart nel 2023 sono state le mie ultime apparizioni sul circuito romano. E non vi nascondo che sono un po' preoccupato, perché questo weekend, oltre a non aver fatto test a differenza dei miei rivali, il gap in classifica si è ridotto a soli 30 punti dopo Imola, e questo non mi rasserena di certo per il weekend. Saranno fondate le mie paure? Qui tra noi, purtroppo non farà più parte di Eco, ma è stato di grande aiuto per me e questo glielo dovevano tutti, perché ci siamo in testa campionato in questo momento e anche per merito suo, quindi era un modo per ringraziarlo e ringrazio Barbara per la realizzazione. Gary, se ci stai seguendo, gas aperto e ci siamo qui e anche per merito tuo. Allora amici, siamo appena passati dal famoso sottopasso di Vallelunga. Siamo quasi alla fine di questa avventura chiamata TCR Italy 2024. Tracciato molto difficile, impegnativo, dove non ho praticamente girato col TCR, lo scopriremo oggi nelle prove libere. Finalmente gireremo noi DSG da soli, 17 auto. Qua torna Shonti, che sicuramente è il favorito, il pilota di casa, anche se deve scontare 40 kg del Mugello. Roccadelli avrà 4 posizioni di penalità in griglia. Gli ingredienti per una buona battaglia, un buon mix ci sono tutti. Io non posso più sbagliare, non posso più fare errori come in gara 2 a Imola, avere problemi, perché i miei avversari verdi al CD sono molto costanti e non sono così distanti, sono a 30 punti da me. Oggi cominciamo con le libere, cerchiamo di fare un buon setup, di essere veloci e poi vediamo domani con gara 1 e domenica con gara 2 di tirare le somme verso l'ultima tappa di Monza. Purtroppo da questo weekend sono orfano di Gary, il mio ingegnere delle gare scorse, sostituito qua da Alvaro, un giovane ragazzo promettente di origine spagnola. La sostanza e il metodo di lavoro non cambiano. Abbiamo cercato di lavorare come sempre, tanto nel pre-gara, sia a casa che il giovedì in circuito, sperando di trovare la quadra per quel che è possibile, non avendo il budget per fare i test. Questa è una pista molto delicata, dove abbiamo il primo curvone da affrontare in pieno ad oltre 210 km/h e quindi dove bisogna avere un'auto stabile e che ti dia tanta fiducia, ma allo stesso tempo, nella seconda parte del circuito, molto tortuosa, servirà un'auto tanto agile quanto reattiva. I ragazzi come sempre sono stati eccezionali e hanno lavorato fino a tarda notte nella serata di giovedì e poi venerdì mattina per cercare di darmi un'auto al top anche questo weekend. Sotto il tepido sole di settembre e dopo le interviste di rito e il briefing, siamo finalmente pronti a scendere in pista per le prime libere. Non so se sono del tutto io, di solito ci metto pochi giri ad andare relativamente forte, non so neanche spiegare bene il perché, semplicemente la macchina non ha grip, non riesco a frenare forte, non riesco a trazionare, non ho proprio grip meccanico. Vabbè, metà sessione trascorsa, rientriamo e facciamo qualche modifica. We'll be right back.
understand. We have no grip in the front. Yeah. Horrible understeer. Okay. We have a lot of pressure in the front. I know. Ho fatto un check e qualche modifica, ma veramente, amici miei, non so neanche spiegare cosa sta succedendo. Cioè, non riesco neanche a suddividere le curve, ingresso, centro curva, uscita. Non so spiegare cosa sta succedendo sotto le ruote. Non ho proprio grip. Cioè, la macchina non traziona, fa schifo, slitta anche in quarta marcia. E capite anche voi che guidare così è una punizione. Ora, noi piloti siamo soliti prenderci scuse, lamentarci, però veramente prendere quasi 2 secondi è preoccupante. The worst car I ever driven from the next for the beginning of the season. 44 l'ultimo giro, proprio fatto tutto piano perché non puoi il torrentino, poi di terzo secondo, perché prima arrivi lì e senti che le gomme stridono davanti e non grappano, non mi ricordo sul ghiaccio, lì per me è la gomma che... Qua alla Roma sei stato dentro e hai buttato dentro una marcia in più all'ultimo giro per sbaglio. Allora, prime libere finite, siamo un pochino indietro, aspettavo di dover faticare un po', ma non così tanto. Le condizioni del tracciato sono un po' strane, comunque anche i migliori hanno girato alti rispetto a tempi che può fare una DSG. Grip ce n'è poco, noi spero che siano le gomme a questo punto, perché avevo problemi di trazione che in quarta marcia avevo tanto wheel spin e perdevo un secondo nell'ultimo settore, praticamente un secondo a tre dal primo ne prendevo uno nell'ultimo settore. FP2 proveremo 2 pneumatici nuovi e cerchiamo di trovare un buon bilanciamento. Nel veloce sono veloce, nel primo settore vado veramente forte e niente. Proviamo una gomma nuova e sistemiamoci, perché domani abbiamo le qualifiche e quindi nel FP2 sarà importante avere un ottimo feeling con la macchina. Allora amici, il piano è questo. Un giro a rodare le pastiglie nuove, 2 o 3 giri per prendere qualche riferimento e poi nella seconda parte del turno vediamo cosa succede con 2 gomme nuove. Spingere, non mi sembra male questo giro, sto abbassando un pochino i miei tempi, impostiamo bene il semaforo, no! Forse ho sbagliato, ho impostato da troppo largo la trincea e poi sono andato sullo sporco e al semaforo non ho avuto grip. Non mi sembra di aver fatto niente di straordinario, io sto bene, ok, la macchina un po' meno. La botta non è stata violenta, però quando succedono queste cose, anche se si picchia piano, fa male, è una bella batosta. Oramai è successo, questo possiamo ufficialmente classificarlo come il mio primo incidente nel TCR. La sessione è stata ufficialmente interrotta, ci sono le bandiere rosse, ovviamente il tempo sta scorrendo nelle libere. Vediamo se la macchina sarà dritta o non avrò subito danni gravi. Rientriamo in box e vediamo se almeno riuscirò a fare qualche altro giro per prendere un po' di confidenza. What happened? I block on the front, the tire was the same of FP1. Yeah, the setup is the same tires. I have a block in the semaforo, T12. Yeah. I try to release and go, but I go on the gravel. The car didn't brake. It was blocked the front axle. We are removing the tires and we can try the new one. The car is straight, the steering. Seems okay. No, I crash, but 40 kilometers per hour, not at high speed. The engine bay is full of the stones. Again, no, there are any tank. We have to remove the splitter, everything. I can't repair now.
better, but I don't know why. It was a little bit oversteer. From the feeling, I think that we have the new tires on the front. Purtroppo è finita qua. La giornata più disastrosa in assoluto di questa stagione. I danni non sono gravi, anche lo sterzo era dritto, ma la ghiaia si era infilata praticamente ovunque, sotto il fondo, in mezzo alle cinghie. Sessione finita. Non avevo feeling, non avevo passo, non avevo velocità. Non riesco a spiegare perché la macchina era così lenta. E poi, quando avevamo dovuto provare le gomme, mi sono intestardito e l'ho pure picchiata. Bello, eh? L'opera d'arte è tornata. Non lo so, non so neanche io. Ho bloccato l'anteriore e avevo le gomme invertite rispetto alla precedente sessione. Avremmo dovuto fare tre giri anche per rodare le plastiche nuove e mettere su i pneumatici nuovi e purtroppo ho sbattuto, fortunatamente non forte, circa 40 all'ora, però comunque tocca smontare tutto, il paraurti si è crinato, è entrata tanta sabbia, tanto sporco, tanti sassi. Sessione finita, quello che mi dispiace di più a parte i danni è non aver potuto provare fare un po' più di giri su questa pista su cui non ho girato molto questa macchina. Gomme nuove non provate, quindi domattina sarò intorno all'8. Andiamo dentro in qualifica. Cosa buona che avremo due treni di gomme a sto punto, che non abbiamo usato oggi, completamente nuovi. E non lo so, non so neanche io, non so cosa aspettarmi. Direi a sto punto uno top 3, top 4 sarebbe già oro colato. Non so cosa dire. Mi sono rincoglionito tutto d'un tratto? Oggi i rivali mi passavano veramente come fossi fermo, ma non abbiamo capito da dove nasca questo problema. Io poi quando succedono queste cose lo ammetto, non rimango lucido al 100% e comincio a farmi mille seghe mentali. Il cambio ingegnere certo ha distolto un po' la mia intenzione, ma questo non ha niente a vedere col problema che ha la macchina, avendo praticamente lo stesso set di Imola. E la cosa peggiore è che domattina alle 9 è già tempo delle qualifiche, con appena 12-13 giri sulle spalle dall'FP1 e senza aver praticamente neanche fatto due giri in FP2. In più, mettiamoci che Shunter e Rocadelli, come mi aspettavo, sono andati fortissimi. Sono stati gli unici a battere il muro del 43. Dicono che la notte porti consiglio. Riusciremo a ribaltare la situazione in appena qualche ora?